addio a Night City. È la tua ultima occasione. Non ho più niente da dirle. Attivala pure. Sono nelle tue mani. Si balla! Proprio quello che volevi. Un nuovo inizio. Non rallentare, Panam. Non ancora. Perfetto. Tutto a posto, Panam. Andiamo a casa. Cazzo, mi hai spaventato, lo sai? Pensavo che stessi per andartene. No, sono ancora qui. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. Chiamo Panam. Panam. Voglio solo sentire la sua voce. Spero proprio che sia solo per quello. Ehi. Ehi, Panam. Lo sai che ore sono? Non ti trattengo molto. Volevo solo sentirti. Hai scelto una strana ora per farlo. Vi. Ok, che succede? Non so se ci rivedremo ancora. Ah, è così. Senti, come vuoi. Ma fa... No, no, non intendo quello. Allora deciditi. C'è una cosa che devo fare oggi. Il rischio è davvero grosso, ma devo farlo. Che cos'è? Non posso parlarne qui. Proprio no. Allora chiudi il becco e dimmi dove sei. In città? Sì. Ok. Pianta il culo da qualche parte e aspettami. Sto arrivando. Non capisci? Non posso più aspettare. Ha qualcosa a che fare con quello che mi stavi dicendo prima? Proprio così. Beh, ti dico una cosa. C'è sempre una via d'uscita. Ecco cosa devi fare. Fa un paio di respiri profondi.
e pensa intensamente a quello che ti ho detto. Poi mi richiami. Sai perché? Perché sono qui per te. Ma... Fine della discussione. È andata bene. Non mi ha lasciato dire una parola. Forse è meglio così. Avresti detto troppo. Hai fatto bene a chiamare. L'avrei fatto anch'io. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già, poi hai cercato di uccidermi. È proprio quello che intendo. Eccoci qui, insieme, a goderci questa vista di Night City. Il mio unico rimpianto è non vedere come andrà a finire. Wow, grazie. Hai così poca fiducia in me. Non in te. In tutti gli altri. Senti, se vuoi fidarti di Panam e dei suoi amichetti, va bene. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. E se accetti l'offerta della Rasaka, beh, sulla coscienza avrai la tua anima. Proverò a chiedere aiuto a Panam. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. Ci sarebbe un'altra opzione, sai? Quale? Mettiamo tutto a tacere. Con le pillole. Tutto. Tutto quanto. Se non facciamo qualcosa, siamo spacciati tutti e due. Lo so. Proprio quello che avevo in mente. Va bene. Non capisco. Ti rendi conto di cosa abbiamo passato per arrivare fino a qui? Certo. Buttiamo tutto al vento ora. Perché? È l'opzione più pulita, meno violenta. Qualsiasi altra scelta farà delle vittime. Un giorno o l'altro tutti devono morire. Io valgo il loro sacrificio. E tu? E poi è l'unico modo in cui saremo entrambi coscienti. Di cosa? Della morte? Quando la vita ci abbandonerà. Non ci avevo pensato. È incredibile, a volte riesci ancora a sorprendermi. Forse è una cosa che ho imparato da te. Vi, sicuro di volerlo fare? Solo se non hai niente in contrario. Non è quello che avrei scelto io, ma va bene. Tutto qui. Niente obiezioni. Forse anch'io ho imparato qualcosa da te. È il momento. Sai, è davvero uno spettacolo. È stato bello lavorare con te. Già. Anche con te, Johnny. Solo aver fatto di più.
forse sarebbe finita diversamente. Energia positiva, Victor. L'altro giorno pensavo a te e così mi sono detta... Beh... di chiamarti. So che è inutile, ma... un tempo la gente parlava con le tombe e nessuno batteva ciglio, giusto? Quando ho detto che pensavo a te, intendo molto. A tutto quello che hai fatto. E credo di capire perché hai voluto lasciare questo posto una volta per tutte. Ma comunque, Vi, hai mai pensato a cosa, sai, a cosa sarebbe? Non ce la faccio. Volevo solo dirti che spero davvero che esista un al di là. Vuoi sapere perché? Perché significherebbe che un giorno ci rivedremo. E allora ti farò rimpiangere di avermi mai incontrata. Che cosa ti è passato per la testa, eh? O forse non ci hai pensato affatto? È così? Dopo tutto quello che ho fatto per te. Tutto! E qual è la prima cosa che fai, eh? Ti ammazzi, ecco cosa! Se esiste un inferno, spero che tu sia lì. A marcire e bruciare! Addio. Risolvi il cubo. Collegati al dispositivo, prego. Formazione e rappresentazione di ordine superiore. Inizio test. Il paziente è pronto per le... Cosa dovrebbero... Avvio calibra... Rispondi alle parole chiave e non pensare. Di solo la prima parola che ti viene in mente. Viaggio. Johnny. Casa. La città. Nemico. Io. Principio. Ribellione. Tradimento. Arrasaca. Ti trovi in un campo di grano. Sei circondato da alte piante verdi a perdita d'occhio. Il sole è accecante. Gli steli delle piante si piegano mentre avanzi. Arrivi a una radura creata dal passaggio di una mietitrebbia automatica. Il calore rende la tua bocca asciutta. La macchina ha aperto il terreno morbido. Riesci a vedere dei... Giacciono perfettamente simmetrici, una piccola rosetta di roditori. Inizi ad avere... Basta così. Il test è necessario. Ho detto... Riprenderemo più. Test funziona. Risolvi il cubo.
test funzione. Risolvi il cubo. Seduto. Rispondi alle parole chiave, non pensare di solo la prima parola che ti viene in mente. Lealtà. No. Voglio parlare con Hanako Arasaka. Rispondi a ogni termine con la prima cosa che ti viene in mente. Il prima possibile, capito. Umanità. Non ne ho idea. Sali sul Tapirulan. No. Il più velocemente possibile, senza pensarci. Vi. No. Test funzione cognitiva. Risolvi il cubo. Cazzo, no! Basta! Basta, odio questo posto, cazzo! Rimosso il biochip, ma ha causato dei danni enormi. A livello genetico, ha alterato il tuo DNA. Hai subito danni simili a quelli causati dalle radiazioni. E purtroppo sono letali. Quindi mi stai dicendo che morirò? Abbiamo ancora qualche carta da giocare. Opzioni. Che altre opzioni ci sono? Sono già andato sotto i ferri. La corporazione Arasaka ha sconfitto la morte. Ti chiediamo solo di fidarti di noi. Mi sono già fidato di voi. E guarda come sono ridotto. Potresti partecipare al nostro programma sperimentale Assicura la tua anima. Temo che il tuo corpo sia diventato inutile. Devi abbandonarlo. Creeremo un engramma della tua mente e lo conserveremo nel Mikoshi. Conservarlo? Perché non posso avere un corpo nuovo e basta? Dobbiamo ancora risolvere il problema di compatibilità. Non mi pare che abbiate avuto molti problemi con Saburo Arasaka. Tu non hai figli e nemmeno un'intera Mettiamo che io accetti e È tutto già scritto in un contratto e garantito. Devi solo firmarlo. Se intendi continuare a vivere, ovviamente. Ora, visto che una psiche digitalizzata non è legalmente un individuo, il contratto comporta la rinuncia ai tuoi diritti. Una misura temporanea, ovviamente. No, non diventerò proprietà della Arasaka Corporation. I partecipanti attuali al programma sono tutte persone note e influenti. Non abbiamo ancora ricevuto lamentele. E se rifiutassi? Abbiamo radunato i tuoi effetti personali. Uno shuttle ti porterà sulla Terra. E morirai prima dell'inverno. Lo so, non è una decisione semplice. Pensaci bene prima di darmi una risposta. Voglio vivere. Come tutti del resto. Non c'è motivo di indugiare. Possiamo iniziare subito. Ci vediamo nel futuro, spero. Sì, arrivederci. Il nostro staff si occuperà di tutto. Ehi, come ti chiami? Hajime. Hajime, posso chiederti una cosa? Cosa diresti a una persona che... Direi... va bene. Ma non dimenticare la strada di casa.
preso una decisione. Torno sulla Terra. Torno a casa. Lì morirai. Addio, Anders. La tua proposta fa schifo. Ma offrendomela, mi hai dato qualcosa di meglio. Di cosa stai parlando? Prima, per me la morte era inevitabile. La fine di una vita di merda. Tu l'hai resa accettabile alle mie condizioni. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, you're everywhere.